Mi piace molto questa analisi che fa Recalcati sul tema della perversione. Lui si spiega molto bene, quindi sarebbe velleitario commentarlo, ma il suo ragionamento è anche complesso. A me capita di credere di averlo capito quando lo ascolto e poi quando provo a ricostruire il ragionamento seguendo i suoi passi. Se non prendo appunti, perdo i collegamenti, insomma, sembra semplice, perché dice le cose talmente in maniera limpida che sembrano scontate. Poi in realtà sono più profonde di quello che si crede e quindi quando si cerca di ricostruirle ci si trova in difficoltà. Da qui anche questo mio video per sintetizzare alcune cose. Quando lui parla della perversione, ha pubblicato su Repubblica un articolo su questo tema. La spinta del desiderio a superare il limite della legge non definisce però ancora la vera perversione. Per intenderne davvero il significato, bisogna abbandonare la dialettica tra legge e desiderio, su quale si fonda l'iscrizione simbolica del tabù. Il vero perverso, infatti, vuole distruggere ogni tabù. Pensiamo al tabù dell'incesto, per esempio, no? Che è fondamento anche della psicanalisi. Cioè vuole liberare il desiderio da ogni forma di legge. Vuole sfidare la legge degli uomini nel nome di un'altra legge. È quello che Lacan vede incarnarsi nell'opera libertina del Marchese de Sade. Questi non si accontenta della versione paolina della legge e della sua trasgressione, per Paolina si intende il riferimento a San Paolo. Questa nuova legge, con la quale il vero perverso pretende di smascherare la legge degli uomini come un'impostura, una maschera, un artificio ipocrita, è la legge del godimento. Essa non trova posto nei codici, ma è per De Sade iscritta nella natura. Insomma. Per natura, l'uomo è portato a godere indiscriminatamente, senza freni, senza quei limiti imposti dalla morale e dalla legge. E il termine natura non va inteso in senso metafisico. La natura metafisica non è altro che una legge degli uomini, quindi una costruzione sociale da smascherare come un'impostura, una maschera, un artificio ipocrita. La natura di De Sade e di Lacan è fisica, è la materia. Il desiderio è una legge materiale, biologica, darwiniana. È la legge che governa il nostro Parlamento quando legifera a proposito di matrimoni gay. L'importante è l'amore, ci dicono. Amore non inteso come progetto, come dono consapevole di sé all'altro. Amore come sentimento, spinta pulsionale, emotiva, chimica, come si dice. E quali sono le conseguenze di questo pensiero? È il fondamento vitalistico che anima il sogno del perverso. Seguire la legge di natura per raggiungere il godimento puro, non ancora corrotto dal linguaggio. Per questo la pedofilia è una delle espressioni più forti e inquietanti della perversione. Godere dell'innocente significa recuperare un godimento pieno, assoluto, non ancora contaminato dall'esistenza della legge. Perché il bambino non è ancora corrotto, non è ancora represso dalla norma, dalla legge. Nessun tabù, compreso quello dell'incesto, deve ostacolare questo dispiegamento onnipotente e cinico del godimento, godimento puro, senza limiti. Il disegno politico della perversione si chiarisce così come lo sforzo inumano di liberare le leggi della natura dalle catene repressive delle leggi della cultura, per riportare l'uomo al suo fondamento materialistico, vitalistico. Spezza le tue catene a qualunque costo. Disprezza le vane rimostranze di una madre imbecille a cui non devi che odio e disprezzo. Se tuo padre ti desidera, concediti, goda di te, ma senza incatenarti. Spezza il giogo se vuole asservirti. Fotti, insomma, fotti. È per questo che sei al mondo. Nessun limite ai tuoi piaceri se non quelli del
delle tue forze o della tua volontà. Godi finché puoi, il limite è solo la tua capacità di godere. Quindi l'unica legge è quella della materia, quella biologica, che è la legge del più forte, ed è la legge delle pulsioni sessuale e di morte di Freud, stupro e omicidio nella versione nicciana. E Recalcati quindi prosegue. Il teatro perverso di De Sade, le giovani donne straziate, degradate, seviziate, umiliate dai loro carnefici, non ha altro fine che questo: riportare il godimento alla sua origine, liberandolo definitivamente da ogni mancanza. Il richiamo alla legge della natura avviene così contro la legge degli uomini, falsa e corrotta, quindi c'è un conflitto. La legge degli uomini è un'impostura. La legge della natura va liberata dall'impostura della legge degli uomini, che è falsa e corrotta. Quindi il vero crimine non è quello del libertino, ma quello della legge che osa imporre dei limiti al godimento. Quindi il vero crimine non è quello sadiano di De Sade, ma quello dell'uomo falsamente morale che non rispetta le leggi di natura. Sade ci costringe a invertire il punto di vista morale della distinzione tra bene e male, tra virtù e vizio. Il vero peccato non è quello del libertino, il vizio, ma quello della morale, la virtù. È la virtù che pecca, che nega i desideri naturali che costituiscono l'essere umano. E pecca perché? Perché ti pone dei limiti a quelli che sono le tue pulsioni di natura, che sono invece buone in tutti i casi. Insomma, tu fai bene a fare tutto quello che desideri, a quello che la natura ti porta a fare indistintamente. La legge degli uomini è vista come un serpente o una vipera velenosa dalla quale bisogna difendersi. Essa impone dei sacrifici, limiti, soglie simboliche inutili che mutilano la spinta autoaffermativa di godimento della vita. In questo il Marchese de Sade anticipa una svolta epocale in corso del nostro tempo, dove i suoi proseliti si moltiplicano, mostrando che la legge degli uomini è solo una maschera artefatta della sola legge che conta, e qual è? L'affermazione incontrastata della propria volontà di godimento. Quindi il vero peccato è la morale, il concetto di bene e di male, è la legge morale e religiosa, il vero peccato, che nega i desideri naturali, che pone dei limiti all'esplicitazione dei desideri naturali. La legge umana, invece, tende ad insediare nel cuore della vita l'esperienza dell'impossibile. Ed è questo, ed è l'esperienza dell'impossibile che il perverso rifiuta. Su questo punto ho trovato una frasetta di Confucio che è interessante, che ve la leggo, il quale dice: non è forse colui che sa che non è possibile, eppure lo fa ugualmente. Qual è il punto? Per Confucio si possono fare delle cose che sembrano impossibili, però con la consapevolezza dell'impossibile. C'è l'esperienza del limite. Certe cose non sono permesse, cioè della presenza della morale, insomma, no? Che determina e che dice quello che è possibile e quello che non è possibile. Quella morale che poi ti fa dire anche che il limite della tua libertà è la libertà dell'altro. Essa invece, che riprende questa frase di Confucio, osserva che quando guarda gli avvenimenti mondiali e alle dichiarazioni di coloro che hanno in animo di governare e rendere perfetto il mondo nei prossimi anni e decenni, questi fanno come Confucio il Grande, ma non hanno, come lui, la cognizione dell'impossibile, del non possibile. Quindi il rifiuto di questa esperienza dell'impossibile, che è alla base della perversione, dove tutto deve essere possibile. E perché tutto sia possibile, la legge deve essere distrutta. E quindi Recalcati dice, sintetizza questa cosa con la frase: perché no? Perché non uccidere? Perché fermarmi? Per poter attaccare la legge bisogna screditarla. Non ha più senso rinunciare alle cose. Ogni rinuncia
è solo un'occasione perduta. Quindi il perverso non conosce il desiderio che anticipa il godimento. Per poter godere di qualcosa bisogna poterla prima desiderare, ma conosce solo il godimento e la spinta a godere dell'oggetto immediatamente, senza limiti, perché solo se si fa l'esperienza dell'impossibile si può fare l'esperienza del desiderio come possibile. Ma il perverso rifiuta il limite, odia la mancanza, vuol godere senza mancanza, quindi senza desiderio. E cita due poli: essere come un animale, quindi non frenare l'istinto, ed essere come Dio, cioè onnipotente come Dio, padrone del godimento proprio e altrui. E quindi il perverso è visto in quest'ottica, come colui che fatica a desiderare, non a godere. Il suo è un eccesso di godimento che oscura il desiderio, quindi un declino del desiderio anche nella società contemporanea. E godimento impazzito e senza legge, che diventa un godimento mortale, distruttivo, che non appaga. Tutto quello che rappresenta un ostacolo all'eccesso del godimento immediato è vissuto come un disturbo, come un sopruso della legge, un abuso. La legge stessa, l'esistenza della legge è un sopruso per il perverso, perché opprime l'unica vera legge che è l'assenza di leggi, cioè l'obbedienza ai propri istinti, alle proprie pulsioni, quello che per gli altri è la virtù, la capacità di adeguarsi alla norma, di rispettarla, per il perverso è un vizio, è il non riconoscere la vera legge, che è quella del godimento. Poi Recalcati cerca di dare alcuni tratti della personalità del perverso sotto quest'ottica, che non è solo un perverso dal punto di vista sessuale. Non si tratta solo di perversioni di tipo sessuale, quelli di cui lui vuole dare un'idea, una rappresentazione. È un grande seduttore di masse. E questo forse ci serve puntualizzarlo, perché anche lo strumento dal quale vi sto parlando è un luogo da cui grandi seduttori di masse potrebbero fare proseliti. È un luogo ambito da questo punto di vista. Lui dice che il perverso non ha senso di colpa o di vergogna perché non crede nella verità. Se non c'è una verità, non c'è un qualcosa verso cui io mi senta responsabile. Se non c'è una legge, non c'è qualcosa a cui io possa trasgredire. Quindi non posso provare senso di colpa o vergogna. La vera verità è la menzogna per il perverso. Non ricerca la verità, ce l'ha. E questa posizione di colui che possiede la verità gli dà una grande capacità di fascinazione, di seduzione, quindi la possibilità di porsi come un didatta, come colui che insegna, che spiega agli altri. Si offre come colui che sa ed è uno dei pedagogisti più radicali. E qual è la sua pedagogia? Quella di ridare la vita al godimento. Tutto è possibile, perché no? C'è un venir meno della dimensione altruistica della vita. L'altro non è un fine, ma è uno strumento e a volte un ostacolo che va abbattuto per il proprio godimento. L'amore del prossimo è una bestemmia. Quindi cinico, spietato. Poi c'è questa cosa interessante che proprio a questo fine, come articola bene il ragionamento Recalcati, la sua posizione non è soltanto contro la legge, no? La morale, quindi qualcosa che pone un limite, un freno, ma è anche contro qualsiasi rappresentante della legge e della morale. Quindi i suoi antagonisti, i suoi avversari, sono anche i rappresentanti della legge, che vengono genericamente smascherati come corrotti, come
come abietti. E chi sono? I magistrati, il padre, rappresentante della legge all'interno della famiglia, il maestro politico. E tutto ciò serve a farli cadere anche nell'immaginario, smascherarli, angosciarli. Ecco, la necessità di angosciare. Gode il perverso nell'angosciare l'altro e nel ribaltare i rapporti di forza, le dinamiche che si creano tra le varie persone, no? Di partnership o di leadership, che esistono anche nel rapporto a due, insomma, no? Quindi di far diventare in propria balia, per esempio, i genitori, di tenere in scacco l'altro, ribaltare i rapporti di forza e diventare il padrone dell'altro, gli strumenti, il ricatto. Tengo nelle mie mani le sorti della vita dell'altro. L'azione del perverso è sempre quella che punta ad angosciare l'altro. Vediamo per esempio questo passo di questo libro, una specie di lettera virtuale che chi lo scrive in diario questo libro, un diario scritto da una persona che è gravemente malata. E dice: la signora Martin vorrebbe parlarmi, conoscermi, sapere cioè se il tipo che esce con sua figlia è affidabile o no, velleità della morale cristiano-borghese. Potrei però scriverle. E sia, vuole veramente conoscere gli ingredienti che compongono questo mio corpo e l'anima in esso rinchiusa? Ebbene, mi presento. Il mio nome, che come apprenderà ciò che di meglio possiedo, è, diciamo, il cognome. Non mi serve. Non ho virtù alcuna, né mi sforzo per ottenerne. Anzi, ogni mia energia è volta a corroderle e distruggerle in me e negli altri. Sono egoista, ateo fino dentro le ossa. Ammetterei l'esistenza di un solo Dio, io, materialista della setta di Epicuro, che il corpo e l'anima morta fanno. Falso e bugiardo, se questo può servire, irrazionale in ogni gesto e pensiero. Non ho nessuna morale che mi incatena e quindi sono pronto a ogni atto, anche il più basso e violento. Odio la volgarità, ma sono pronto con le mie ali d'angelo a tuffarmi nel fango per poi uscire più candido di prima. Sono viziato nella mente, antiborghese, scialacquatore, traditore di ogni legge, bestemmiatore delle virtù divine, lussurioso, goloso, acido. Peggio di un serpente, mi intrufolo nelle menti altrui per iniettarne deleteri veleni. Sono sadico, ingrato a chi mi fa del bene, difensore di ogni scelleratezza. Spiacere è il mio piacere, amo essere odiato. Sono più maligno di Mefistofele, più depravato di Valmont, più ambiguo del dottor Jekyll, più falso di Casanova. Puttaniere anche, oltre che ladro. Mi ritengo superiore a tutti voi e dunque pecco pure d'orgoglio. Sono vanitoso e narcisista. La mia immagine è la bellezza. Sputo sulle vostre ipocrite virtù. Sputo sulla vostra religione così subdola. Sputo sulla vostra morale. Sputo sui vostri soldi. Sputo sulla vostra politica. Sputo sui vostri altari. Sputo sulle vostre feste nazionali. Sputo sui vostri ideali. Sputo sui vostri principi. Sputo sulle vostre velleità, sputo sui vostri telegiornali delle 13, sputo sul vostro Parlamento, sputo sulle vostre banche, sputo sulle vostre chiese, sputo sulle vostre scuole. Non ho una patria, non credo al progresso, sono contro le marce per la pace, amo la guerra e il sangue degli altri, che scorre la bomba atomica. Sono incostante, recito più parti solo per poi ridere della vostra credulità. Sono capriccioso, sono infedele, sono denigratore, sono voluttuoso nei piaceri della carne. Sono in politica rivoluzionario anarchico, sono indifferente, a volte caotico, imprevedibile. Ancora sono violento, prevaricatore sull'altrui volontà, crudele, pericoloso, spericolato al volante, tenebroso, osceno e lascivo con le ragazze, sobillatore per gioco, presuntuoso e arrogante nelle mie idee, corrotto nei sentimenti, perfido nelle vendette, scatenato nelle ambizioni, millantatore collezionista delle azioni più infamanti.
E queste sono solo alcune delle malattie del mio spirito, mia cara signora. Passiamo ora a quelle del corpo, perché voi sapete che se una tale anima è così avariata, il corpo non può essere da meno. O forse che da un corpo così degradato deriva un'anima così corrotta. Come lettera di presentazione non è male. Sono certo che una volta letta mi lascerà scopare sua figlia tranquillamente. In sé contenta di aver trovato un tale partito. In fondo basta così poco a rasserenare gli animi di una mamma per il destino di sua figlia. Data 20 settembre 1993.